Buonasera a tutti, vedo una grande folla, la cosa ci fa piacere, quindi saluto eminenze, eccellenze, ambasciatori, tanti amici, vedo anche persone che sono arrivate anche da lontano, vedo qui anche in prima fila Marco Bellocchio che saluto, poi vediamo se magari lo coinvolgiamo. Però già abbiamo un assetto di partenza molto ricco, come vedete anche dai volti e dai nomi delle persone qui al tavolo. Tutti qui per parlare di questo libro, Una trama divina, con il sottotitolo Gesù in controcampo. L'autore è inutile insomma presentarlo perché è il padrone di casa, Antonio Spadaro, padre gesuita e direttore della Civiltà Cattolica, che è la rivista che ha sede qui a Villa Malta. Come sentite dal mio tono di voce, sono abbastanza emozionato a parlare, anche se non devo parlare, perché io sono qui a moderare e quindi anche a moderarmi, perché in effetti avrei tanto da dire su questo libro e sull'autore che, diciamo, la storia ci lega, una storia di grande amicizia da 23 anni, primo febbraio sì, del 2000, quindi 23 anni. E magari dopo alla fine dico qualcosina pure io, però ripeto, il mio compito questo oggi è soltanto dare la parola. Prima di dare la parola, e la darò a Liliana Cavani, voglio leggere una riga tratta dalla prefazione. Questo libro ha la prefazione di Papa Francesco, una bellissima prefazione che ha un titolo altrettanto bello, anzi ancora più bello perché poi è parola di Gesù. Il titolo è della prefazione Chi dite che io sia, che secondo me è il Big Bang da cui parte anche poi tutto questo libro. E nella prefazione il Papa dice: aprire i Vangeli è come guardare da una telecamera che ci fa vedere Gesù in azione. E anche aprire questo libro, e qui si vede la fedeltà, il rigore, l'originalità e al tempo stesso appunto la fedeltà di padre Antonio Spadaro, che apro veramente così a caso, a pagina 104, c'è il Vangelo della guarigione del cieco nato. E dice Antonio Spadaro: Marco ci stupisce scrivendo di Gesù e dei suoi discepoli. E giunsero a Gerico, mentre partiva da Gerico, Gesù arriva e parte, un unico gesto. E più avanti, l'uomo è cieco, è seduto, è lungo la strada, mendica. Ogni dettaglio sulla sua identità ci è svelato in un crescendo. Ecco, un assaggio soltanto di questo libro che fa esattamente quello che dice Papa Francesco dei Vangeli. È come guardare da una telecamera che ci fa vedere Gesù in azione. Da questo punto di vista io so già la risposta, ma si potrebbe chiedere ad Antonio Spadaro qual è il suo Vangelo preferito, ed è quello di Marco, perché il Vangelo di Marco, che è il primo e il più breve, è quello di Gesù in azione, parla poco e agisce continuamente, di continuo, perché i grandi discorsi sono in Matteo e Luca, e in Giovanni invece abbiamo addirittura l'approfondimento teologico. Mi fermo qui, dico soltanto una cosa secondo me straordinaria: questo non è solo un libro, ma è un seme che già germoglia, che già sviluppa dei frutti straordinari. Nell'ultima riga della prefazione, Papa Francesco dice: il Vangelo deve essere fonte di genialità, di sorpresa, capace di scuotere nel profondo. Il peggio che possa accadere è tradurre la potenza del linguaggio evangelico in zucchero filato, attutire l'impatto delle parole, smussare gli angoli delle frasi, addomesticare il senso del discorso. Quanto sono importanti le parole, dice il Papa. Gli artisti, gli scrittori, proprio per la natura della loro ispirazione, sono in grado di custodire la forza del discorso evangelico. Un altro schiaffo potente di Papa Francesco che finisce con un appello. Faccio un appello in questo tempo di crisi, dell'ordine mondiale, di guerre, di grandi polarizzazioni, di paradigmi rigidi, di gravi sfide a livello climatico ed economico, abbiamo bisogno della genialità, di un linguaggio nuovo, di storie e immagini potenti, di scrittori, poeti, artisti capaci di gridare al mondo il messaggio evangelico di farci vedere Gesù. Questo appello agli artisti di farci vedere Gesù già non è caduto nel vuoto, perché
uno dei primi lettori di questa prefazione è stato il regista italo-americano Martin Scorsese, amico di padre Spadaro. Bellissima la conversazione, l'intervista che è stata pubblicata qualche anno fa tra loro due. Posso dire, padre Antonio Spadaro ha fatto leggere questa prefazione del Papa, e a questo appello Martin Scorsese ha risposto, e ha risposto da artista, non ha scritto una riflessione sui Vangeli, una riflessione sull'importanza dell'arte per la fede, ha scritto una sceneggiatura, cioè ha fatto quello che lui sa fare e che sa fare come pochi. Io penso che Martin Scorsese oggi è un po' il Michelangelo del cinema, siamo a livelli, difficile citare un regista di quella statura, di quella levatura, e ha scritto una bellissima, uno script, un inizio di sceneggiatura che è stato pubblicato anche in Italia, su Repubblica qualche giorno fa. Ed è bello immaginare proprio questa cosa qui, che questo libro non sia un libro da deporre nello scaffale, ma che sia un seme che continua a sviluppare la sua potenzialità. Ringraziamo Antonio Spadaro, che ha raccolto questi articoli che nascono dalla sua collaborazione con un quotidiano italiano, il Fatto Quotidiano, li ha raccolti. Questa è un'annata, poi lo spiegherà magari alla fine, lo diciamo alla fine. Adesso lasciamo invece la parola appunto a degli artisti, a degli scrittori. Non sono stati chiamati qui teologi, biblisti a parlare di questo libro che parla del Vangelo, ma appunto persone che con la creatività hanno molto a che fare. Per cui io mi taccio, lascio la parola a Liliana Cavani, che ringraziamo per essere venuta qui, e ci dirà le sue impressioni, le sue risonanze a caldo dalla lettura di Una trama divina. Grazie. Non mi aspettavo un libro del genere, per così dire, perché è curioso, è molto interessante, perché si parla di cinema, ma quasi un cinema, un nuovo cinema in qualche modo, e quindi l'ho letto con molto interesse, devo dire, con molto interesse. Come sapete, alcuni film sulla vita di Gesù Cristo sono stati girati nel tempo, ma in questo libro diciamo, il racconto non è fatto come nei soliti film, nei film che si fanno, insomma, le vite che si fanno, se ne vedono al cinema di vite, no, io ho fatto la vita di Francesco 3 volte, per dire, un Galileo, insomma. Comunque provo a leggere, perché purtroppo non avevo molto tempo in questi giorni, ma... Allora, come sapete, alcuni film sulla vita di Gesù sono stati realizzati nel tempo, li abbiamo visti anche belli, meno belli, ma insomma, ma si immagina qui in questo libro qualcosa di nuovo, cioè di essere noi lettori sul set di un film che si sta girando sulla vita di Gesù Cristo. Spero di non aver capito male, perché è curioso. Io l'ho letto a caldo, come andrò spiegando. Noi siamo la folla presente sulla scena di un film di Gesù. Ma attenzione, il film non viene girato però su pellicola. È un film speciale che viene girato per noi stessi, per la nostra mente, per la nostra memoria. Cioè non c'è pellicola. Quindi un film un po' strano, curioso. Ciascuno di noi è trascinato come per caso dentro la vicenda che viene raccontata. Ognuno resta se stesso col suo proprio modo di reagire ai fatti che accadono. C'è un regista che si chiama Antonio Spadaro che gira il film e noi lettori siamo soltanto delle comparse, siamo parte della folla che assiste ai fatti e siamo liberi di reagire liberamente davanti a quello che leggiamo.
perché si tratta di un film da leggere. Esiste il film da leggere da questo momento. C'è un regista, Antonio Spadaro, che gira il film e noi siamo delle comparse, siamo parte della folla che assiste ai fatti e siamo liberi di reagire liberamente davanti a quello che leggiamo. Sì, leggiamo, è un film da leggere. Noi lettori siamo soltanto folla. Forse alcuni di noi sanno reagire da individui, altri invece si comportano secondo le regole del gregge. Il film, ripeto, non viene girato su pellicola, ma è affidato all'attenzione e alla memoria di chi legge questo testo. Certo, qualcuno, se vuole, può dire la sua, prendendo nota di quello che accade. Però devo precisare bene che non è un racconto tanto per far notte. No, è una recita che somiglia alla vita, anzi è vita. È una prova per tentare di immaginare di essere una persona della folla presente sulla scena che viene narrata, di essere cioè una delle tante persone della folla che segue Gesù Cristo. O, se si è più ambiziosi, essere uno dei 12 apostoli, perfino. Se magari si pensa di somigliargli, perché no? La regia è di Antonio Spadaro, tutto dipende da lui, come giusto. È lui che ha deciso di realizzare questo film di parole e senza immagini. Guarda caso, il cinema invece è nato muto e solo immagini. Quindi va tutto al contrario. Qui accade il contrario, soltanto parole, ma perché no? È comunque l'autore che guida le riprese, è lui che prepara e guida tutti gli attori, è lui che pensa come arrivare al cuore degli spettatori ed è lui che deve centrare il significato profondo del Vangelo, di tutta la sua vicenda umana e divina. È lui infatti che guida la troupe tecnica e gli attori, ma è soprattutto lui che deve riuscire a far emergere il cuore e il senso profondo di questo racconto che è il Vangelo. Certo, non è semplice raccontare l'avventura di Dio che si inserisce per amore nella precaria vita degli esseri umani. Non solo. Ovviamente deve parlare della vita di quel ragazzo di Nazareth che appariva un po' strano. È su di lui che il regista Antonio Spadaro imposta il suo film. Un film, diciamolo, originale. Molto originale, ben strano, realizzato con totali e primi piani e piani medi, senza cinepresa e senza obiettivi e senza tecnici. Però perché non provarci? Lui il film lo ha bene in testa e sa quello che vuole. Pensateci, in genere vediamo dei film stando seduti in sala davanti a uno schermo e i fatti si svolgono sul grande telo del cinema e noi tranquilli seduti a guardare. Qui non è così. Sarebbe facile, comodo. Questo regista si propone invece di fare parte del racconto. L'autore è ben convinto che la trama divina sia sempre attuale e sia normale essere dentro, non davanti alla scena che lui sta narrando. Il regista sa che il cinema riesce a rendere quasi reali i fatti che racconta, meglio della prosa, e per questo è anche più popolare. Non lo fa per risparmiare dei soldi per le comparse, ci pensavo, ma ha pensato che forse lo fa per dirci una cosa precisa, per esempio, cari spettatori, nella vita non si può stare solo a guardare, bisogna anche partecipare, condividere, far parte, altrimenti il Vangelo che storia è? Se nessuno la racconta, se nessuno ci discute, leggi e poi si sa. Si dimentica facilmente, quindi bisogna insistere. Beh, ci potevamo tassare tutti e dargli il denaro per mettere insieme una troupe di tecnici e delle comparse, come normale, come si fa sempre. Invece mi sembra che il regista voglia dirci questo. Cari spettatori, è tempo di partecipare realmente al film della vita. Le cose accadono sempre più o meno come accade nel racconto del Vangelo, ma è ora di viverlo il Vangelo. Viverlo, non esageriamo.
noi spettatori del film libro o libro film di Antonio Spadaro siamo qui seduti sulle poltrone come davanti a uno schermo. Ascoltiamo, riflettiamo ovviamente, ma dobbiamo poi riflettere che cosa fare, se stare sempre seduti a guardare oppure deciderci di partecipare al film, al suo farsi. Al suo farsi nella realtà. La realtà può essere, possiamo anche immaginarla come un film. Chi fa cinema spesso pensa, ah, questo come sarebbe bello il cinema quando vede una cosa, eccetera. Quindi c'è una certa, come dire, partout dal cinema alla realtà, dalla realtà al cinema. E qui siamo un po' in questo settore, in questa zona. Noi spettatori del film libro o libro film di Antonio Spadaro siamo qui seduti sulla poltrona come davanti a uno schermo e ascoltiamo, riflettiamo ovviamente, ma dobbiamo poi riflettere che cosa fare, se stare sempre seduti a guardare oppure deciderci di partecipare al film, al suo farsi, starci dentro, in mezzo, al suo farsi nella realtà. Il film è scritto molto bene, questo aiuta chi legge a non distrarsi, a stare dentro la storia insieme alla folla che segue il protagonista. Forse dovremmo davvero pensare che non possiamo sempre stare al cinema da spettatori, forse dovremmo avere il coraggio di entrare nella vita del Vangelo, di entrarci. Quello che, sia pure con varianti, quello che accade in giro, quella insomma che chiamiamo la realtà. Il Vangelo, ricordiamolo, è realtà, non solo il testo di un libretto. Il Vangelo è reale o non lo è, o non è nulla. È una storia qualunque, più o meno bella. E credo che questa potesse essere la spinta a scrivere un libro su questi ragionamenti, perché se un libro, ci sono biblioteche piene di libri, anche io ho tanti libri, tutti abbiamo tanti libri, forse troppi, è come un sonar perpetuo che chiama il Vangelo, lo sappiamo, ma diciamola tutta, facciamo finta di non sentire. L'autore punta però sul vantaggio che si ha partecipando comunque almeno al racconto della vita, alla vita di Gesù, considerando quello che desiderano dalla vita molti esseri umani, cioè la speranza di non essere nati per caso, ma di essere almeno l'esito di una piccola onda d'amore di Dio. Ecco, questo credo che sia un'aspettativa degli umani, espressa in qualunque lingua o in ogni espressione del viso. E in questo film di Gesù questo sperato amore proprio non deve mancare, e non manca infatti. Anzi, questo è un bel film d'amore, questo testo. Il protagonista è Gesù di Nazaret, che dà la sua vita per noi tutti, ma anche noi, la folla, dobbiamo fare la nostra parte. Lo spiega meglio, come giusto, il regista, che dice: non c'è grazia se si ama chi ci ama, se si fa del bene a chi ci fa del bene. C'è grazia solamente nell'eccesso, nella simmetria, cioè. E si ama anche, in quel caso, chi ci odia. A pensarci, però, soltanto un Dio può dire queste parole, solo Dio è perfetto, e su queste parole fanno affidamento in troppi. Ma anche la cosiddetta normalità, tutto questo, cioè il libro dell'autore, anche regista, noi che ne parliamo, voi che ascoltate, non appare piuttosto come un sintomo di follia? Una buona follia, però. Dopotutto la vita è una cosa seria, i problemi sono tanti e poi tanti. Ce n'è uno ogni giorno, già i messaggi che Gesù comunica a chi lo ascolta, diciamocelo, qualche volta appaiono un po' eccessivi, quasi irricevibili, non dico scandalosi, ma quasi. Anzi, tutto il Vangelo per molti, per chi ha una visione ordinata e precisina,
della vita appare in molti momenti eccessivo, diciamolo. Il Vangelo è un testo che spiazza sempre. Se no, che Vangelo è? Che notizia nuova è? Tutto troppo, ma via. Di sicuro con la sua guida è difficile combinare sul serio degli affari. E poi c'è sempre un malinteso sulla parola progresso da parte degli atei. Fare dei buoni affari è progresso, è inutile fare divagazioni. Quindi il Vangelo si mette di traverso in questa vicenda da sempre. Quale realtà ci sia poi dietro la catena dell'affare non interessa, via. Ma torniamo al testo dell'autore regista. Ha avuto l'idea di raccontare il Vangelo seguendo la tecnica filmica. Infatti non è una sceneggiatura, non è prevista la cinepresa, tuttavia riesce a rendere ben possibile immaginare, se ci pensate, che noi viviamo molto di più una vicenda interiorizzata di una soltanto guardata. Ringraziamo Liliana Cavani. Bellissimo questo, questo testo, bellissimo. Questo libro è un film. Questo film è un bel film perché spinge alla vita, perché porta a vivere pienamente con queste iniezioni di speranza. E questo film, questo bel film, è un bel film d'amore. Quindi mi sembra proprio per questo, io direi, prima di passare la parola a due scrittori, volevo sentire un altro che si occupa di cinema. Marco, se tu sei d'accordo, ti coinvolgo. Sì, dai. So che sei rimasto un po' avvinto anche tu dalla lettura. Se hai un flash, una risonanza che vuoi condividere con noi. Vai, vieni, vieni. C'è un microfono. Allora rimango seduto qua. Rimango. Come vuoi? Sì, sì. No, io sono venuto ad ascoltare perché non mi sono preparato, ho letto il libro e anche perché io sono qui, sono tutti che penso sia, non so. Io l'ho detto, io non sono un credente, ecco, bisogna che ci sono tanti sacerdoti, preti, insomma tanti. Però proprio per questo. Cioè, proprio per questo ho detto all'autore, guarda, io preferisco stare tra il pubblico. E quindi non so che dire. Allora. Allora, due cose proprio in pochi secondi. Effettivamente, per come noi ci siamo formati, la mia generazione, ma non solo la mia, insomma, ma poi la storia, il mistero, è proprio l'amore verso il prossimo, che effettivamente ce lo hanno insegnato quando eravamo bambini. Ama il prossimo tuo come te stesso, non più di te stesso, ma come te stesso. Questo è un insegnamento ed è un sentimento. Ama il tuo nemico, che è quasi, appunto, penso per questo i santi sono degli eroi, se effettivamente riescono a vivere, ma profondamente, qualcosa che a me complessivamente è, non dico sia impossibile, ma è a quanto sconosciuto, cioè l'amore verso il prossimo, verso gli altri, ecco. Questo non è una grande, però lo devo ammettere, è questo il grande, la grande battaglia. Se qualcuno mi svelasse, mi convincesse e mi penetrasse, nel senso di darmi questo amore, sarebbe veramente un, forse nella mia lunga vita ormai, la più grande rivoluzione. Ecco, voglio infine aggiungere una piccola cosa che mentre ascoltavo, mentre effettivamente
È vero che io non ho la fede che voi avete, però facevo una riflessione e pensando ad un film che è un capolavoro assoluto, che mi colpì, uscì quando ero ancora bambino e poi lo vidi e lo rividi, che era Horde di Dreyer. Effettivamente, quando si parlava della genialità degli artisti, Dreyer, quando il matto, tra l'altro, no? Quello che veniva considerato una specie di emarginato, dava anche fastidio, infatti la famiglia diceva: senti, vai via, ma non disturbare, però riesce a compiere questo miracolo, cioè la donna viene, resuscita questa madre che ha appena partorito. Ora, io posso, sì, tanti miracoli, sì, d'accordo, Gesù ha fatto tanti miracoli, benissimo, non lo metto in dubbio, però sicuramente è vero il fatto che in quella scena la mia emozione è grande, quindi in qualche modo credo al fatto che questo pazzo è riuscito a resuscitare questa donna morta. Ecco, non dico che io mi sono convertito, assolutamente no, però mi sono emozionato, mi sono commosso, ho creduto emotivamente a quello che ho visto sullo schermo. Basta. Grazie. Grazie a Marco Bellocchio, in effetti tocca uno dei temi che già lo stesso autore o regista, come è stato ribattezzato giustamente, Antonio Spadaro. Anch'io, quando ero ragazza, il film Horde, sì, perché proprio era un film da cinema d'essè, no? Allora c'era il film di Bergman, eccetera, il film di Dreyer, così. E devo dire, mi ricordo ancora questo personaggio quando va nella stanza che c'è questa morta e che non si sa come, è tentato. Io, è una scena che me la ricordo, veniva fatta impressione anche a me. No, poi i familiari. Allora Antonio, hai capito quello che devi fare? Devi mettere qui lo schermo e proiettare Hordet di Dreyer a rotazione. Benissimo. A questo punto darei la parola a Eraldo Affinati. È vero che la chiave di lettura è più cinematografica, filmica che letteraria? A te la risposta. Buonasera, allora sì, io diciamo che l'ho letto questo libro come una esecuzione, ecco, uso questa immagine, cioè un'esecuzione del testo evangelico, e naturalmente come tutte le esecuzioni lascia filtrare la sensibilità, il carattere dell'esecutore, quindi dell'autore, di Antonio Spadaro. Credo che il tema di questo libro sia fare un'esperienza personale del Vangelo. Diciamo, questo libro ci invita, almeno io così l'ho percepito, a metterci in questa prospettiva. E questo è un problema, fare un'esperienza personale del Vangelo è un tema da affrontare. Perché? Perché naturalmente noi non possiamo mettere tra parentesi, non possiamo liquidare la tradizione esegetica che ci precede, da cui siamo in qualche modo condizionati, anche se non ce ne rendiamo conto. Però se noi riuscissimo, anche magari soltanto per poco tempo, a leggere il Vangelo come se fossimo i primi
i primi uomini, le prime donne a farlo, la prima persona che lo fa, lasciando dietro i condizionamenti della lunga, millenaria tradizione anche ecclesiastica che ci dà già la chiave interpretativa, noi riusciremo a fare un'esperienza spirituale sconvolgente, inedita, straordinaria, nuova. E secondo me questo libro ci aiuta a metterci in questa prospettiva. Diciamo che la cultura del Novecento, questo qui lo ha già detto più volte, io penso a un grande teologo di cui mi sono occupato, Dietrich Bonhoeffer, e domani peraltro è il, appunto, siamo, diciamo, c'è appunto la memoria, il giorno della memoria, lui morì impiccato a Flossenbürg per ordine diretto di Adolf Hitler, e lui in Resistenza e resa, che è l'ultimo suo libro scritto nel carcere di Tegel sotto le bombe americane, appunto lui era recluso lì, lui proprio disse che noi andiamo verso un'epoca non religiosa e quindi abbiamo bisogno di affiancare alla disciplina dell'arcano, così i teologi definiscono il corredo liturgico. Abbiamo bisogno di affiancare a quello un nuovo linguaggio. E il Papa, in questa introduzione, sta dicendo, ci aiuta a dire questo. Abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio per avvicinare soprattutto coloro che sono al di fuori dello steccato, fuori dal recinto, quindi i non credenti. E quindi in qualche modo questo è un libro secondo me soprattutto per i non credenti, per come l'ho percepito io. Però infatti lui, padre Spadano, lo dice, cioè, qua non c'è bisogno di affrontare questo libro con fede religiosa, lo dice proprio nell'introduzione. Cioè, qua io voglio postulare piuttosto una fede poetica, dice Antonio Spadaro. Cioè, chi affronta questo libro deve accettare quella sorta di patto tacito che sempre si realizza fra chi legge un'opera e chi l'ha scritta quest'opera. E quindi in qualche modo recupera una frase di Coleridge, la sospensione dell'incredulità, diceva Coleridge, no? Bisogna sospendere l'incredulità. Fallo in un modo tattico, diciamo, come dire, no? Ti chiede questo l'artista nel momento in cui ti chiama al confronto con la sua opera. E questa copertina, che appunto riproduce l'immagine, no? Avete visto qui chi ha preso il libro, l'immagine di Andy Warhol dell'86 che a sua volta recupera e cita l'ultima scena di Leonardo. Su questa copertina padre Spadaro fa una riflessione, sempre nella sua introduzione, anche questa molto importante. Cioè lui dice che, in fondo Warhol ci dice che l'arte moderna, l'arte del Novecento, non può più rappresentare il sacro, se non in chiave parodistica, se non in chiave ironica, come fa appunto Andy Warhol, citando Leonardo. Però questo, in qualche modo, uso l'immagine di Spadaro, salvaguardia, diciamo, Dio, cioè nel senso che lo mette fuori dall'opera e quindi ci chiama ad un confronto che deve essere quindi personale, non deve essere più filtrato dal quadro, diciamo, antico, per così dire, perché questo non è più possibile, perché la cultura moderna ormai lo vieta, ce l'ha vietato. Allora, questi brani di padre Spadaro, quale Gesù ci presentano? Ecco, io ho individuato tre punti, secondo me, che sono, diciamo, caratteristici del suo approccio a Gesù. Intanto questo è un Gesù che ci sorprende e disorienta. Non è appunto lo zucchero filato di cui appunto parla Papa Francesco. A pagina 56, che noi appunto non dovremmo fare, a pagina 56 appunto dice, scrive Spadaro, l'azione di Dio è libera, incontenibile, irrefrenabile, indisciplinata, creativa, è energia, non si riduce mai né a una rivoluzione politica, né a un'ubbidienza clericale o legalista, né a calcoli apocalittici. A me sembra molto importante questa dichiarazione, no? Nel senso che la rivoluzione di Gesù non può essere confinata in un ambito politico,
in un rivolgimento di tipo esclusivamente sociale. E questo pare evidente a chi legge il Vangelo. Gli apostoli forse hanno creduto questo. Infatti, durante una sua assenza, loro stavano quasi ricreando dei gruppi, delle assemblee, e lui quando ritorna, il maestro, li redarguisce anche aspramente e dice: ma voi non avete capito, io non sono un condottiero, non sono un capo politico, io vi chiedo qualcosa di molto più radicale, o tutto o niente. Questa è la posizione di Gesù. E naturalmente non può essere nemmeno una ubbidienza clericale, dice sempre padre Spadaro, sto leggendo il testo. Noi qui presentiamo questo libro appunto alla sede della Civiltà Cattolica, quindi è una frase importante questa, che noi non possiamo lasciare passare così. Se Gesù non è soltanto, non deve essere soltanto un'ubbidienza, non deve produrre soltanto un'ubbidienza clericale o legalista, vuol dire che noi dobbiamo fronteggiarlo, interiorizzarlo, questo Gesù, in qualche modo, in modo personale, in modo, come dire, spirituale nostro. Ognuno di noi deve mettere in campo se stesso in questo confronto. Il secondo punto è il male, il tema del male umano, che è molto forte, è importantissimo, diciamo, nel Vangelo. E padre Spadaro mi sembra che lo approfondisca molto. Nessuno è buono, dice Gesù quando il giovane ricco appunto gli chiede, lo chiama maestro buono. No, dice, nessuno è buono. Quindi non esiste la categoria della bontà precostituita. In qualche modo tu devi toccare, devi sporcare le mani, devi attraversare il male anche non solo fuori ma anche dentro te stesso. E soprattutto il terzo punto, devi accettare l'insuccesso, devi accettare il fallimento. Questo è il terzo punto che ho sottolineato. Il Messia annuncia l'insuccesso come una possibilità del tutto aperta. Quindi non ci devono essere strumentalismi né funzionalismi, dice sempre l'autore. Quindi cosa vuol dire questo? Significa che tu, se tu metti in conto il fallimento, vuol dire che devi agire a fondo perduto. Cioè non devi pensare al risultato che potrai ottenere nella tua vita, nella tua attività quotidiana, anche nei tuoi affetti, anche nel modo in cui tu concepisci gli affetti, i rapporti anche di amicizia, no? Tu non devi calcolare la tua vita in base al risultato che potrai ottenere, ma devi credere in ciò che fai a prescindere dal risultato che potrai ottenere. Quindi significa anche accettare di essere in minoranza, non in maggioranza. Accettare di essere in minoranza, io che lavoro con i ragazzi soprattutto, è oggi rivoluzionario. Dire questo nella nuova civiltà digitale significa veramente insomma, mettersi controcorrente, per così dire. E infatti la definizione di fede a pagina 78 che ho preso sempre in questo libro mi conforta, perché dice: Gesù rivela che la fede, questo appunto ti fa un po' cambiare l'idea, che la fede non è credere in una potenza che sazia materialmente o spiritualmente. Cos'è allora la fede? È fidarsi di una attrazione che è istinto di vita. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire qui padre Spadaro con questa frase, no? Fidarsi di una attrazione che è istinto di vita. Significa che quando tu incontri una persona, quale che sia, e noi ne incontriamo tante nella nostra vita, devi pensare, devi credere, devi scommettere, devi sperare che quell'incontro non sia stato casuale, ma in qualche modo ogni nostro incontro dovrebbe essere fondativo di una nuova umanità. Esattamente come il giovane rabbi quando scese per la prima volta, appunto, il figlio del falegname, il Nazareno, chiamiamolo come vogliamo, quando scese per la prima volta da Cafarnao sul lago di Tiberiade e incrociò lo sguardo di quei primi pescatori, beh, quell'incrocio di sguardi, insomma, non era casuale, non era come l'incontro di due monete nella tasca, insomma, che si incontrano per caso, no? E allora questo, naturalmente, questa fede è una ricerca che tu te la devi conquistare giorno per giorno, in senso dantesco potremmo dire, quindi, che la fede è una speranza,
non è una cassaforte dove tu vai a prendere i preziosi, e nemmeno una farmacia, avrebbe detto sempre Bonhoeffer, dove vai a prendere la medicina per curare i tuoi mali interiori. Non è questo la fede. E questo tipo di fede era proprio quella che non avevano gli apostoli, sempre secondo padre Spadaro. L'ultima parola, diciamo, di questo libro: erano impreparati alla fede. Di chi sta parlando? E chiude così l'autore: sta parlando di Pietro, Maria, lui e gli altri. Cioè che queste persone, questi apostoli erano impreparati a questa fede che addirittura li portava a dover credere nella risurrezione dei morti. E quindi è chiaro che il tema di questo libro è il tema del linguaggio. Noi dobbiamo rinnovare il linguaggio, è questo che ci dice Papa Francesco, che l'ha letto e che appunto è lì che noi capiamo l'ultimo appello che lui fa. Faccio un appello: in questi tempi di crisi dell'ordine mondiale abbiamo bisogno della genialità di un linguaggio nuovo, di storie e immagini potenti, di scrittori, poeti, artisti capaci di gridare al mondo il messaggio evangelico, di farci vedere Gesù. Io questo appello lo sento molto in doppia, nella mia doppia veste di educatore e di scrittore. Dico, e chiudo il mio intervento diciamo spiegandovi in che senso credo a questo, cioè mi sembra che questo sia un appello importante. Come educatore, tante volte io, parlando con dei ragazzi, diciamo, ho spesso insegnato a ragazzi difficili e adesso agli immigrati. La mia esperienza quindi è con le ultime ruote del carro, insomma, quelli che vanno male a scuola. Tante volte ho parlato con questi ragazzi, in particolare con quei ragazzi che non si avvalevano, si dice così, dell'ora di religione, no? E loro, quando io li incrociavo praticamente durante la ricreazione, io dico: ma perché tu non fai religione? Dico, così glielo dicevo. Questi ragazzi, mi ricorderò sempre un ragazzo in particolare, mi disse: dice, perché io sono arrabbiato con Dio. Un ragazzo di 16 anni, diciamo di Corviale, un quartiere qua, diciamo della periferia romana, no? E io dissi: ma perché sei arrabbiato con Dio? Dice: perché io ho pregato tanto perché mio nonno non morisse, e invece poi è morto. Mi disse, nella sua ingenuità, nella sua freschezza però, nella sua potenza, questo adolescente. E io in quel momento, rispondendo a lui, aiutandolo, cercando di parlare un po' con lui, mi resi conto che senza capirlo, senza averlo messo in conto, io stavo facendo religione, tra virgolette, con lui, nel senso che gli stavo dicendo: guarda che la preghiera non è un contratto che tu dici una cosa e dopo devi avere un riscontro, è una domanda che tu devi fare. E lui sentiva, mi chiedeva perché lui non faceva religione, e probabilmente perché non sentiva in quel linguaggio catechistico, diciamo, come dire, non sentiva le carte giuste. E allora il rinnovamento del linguaggio passa attraverso l'esperienza che l'educatore deve riuscire ad incarnare per essere credibile di fronte al giovane. E qui chiudo con l'accezione invece dello scrittore, cioè come scrittore un appello come questo vi fa pensare che la nostra parola, la parola di chi scrive, deve essere certificata dall'esperienza. Non può essere soltanto diciamo frutto di un gioco di polso, di una capacità intellettuale, per così dire, di un'abilità, di un talento, di un esercizio. Certo, tutto questo è importante, però la tua parola deve essere la secrezione dell'esperienza, deve essere il frutto della tua vita. Se tu fai questo, quella tua parola sarà potente, sarà universale, sarà vincolata alla tua vita. E questo è E questa è la ragione per cui credo che questo appello abbia anche un valore, oltre che religioso, anche antropologico, che possa diciamo, aiutare un po' tutti noi, credenti e non credenti. Grazie. Grazie. Grazie Eraldo. A un certo punto hai visto che ho sorriso, perché tu lo sai bene, perché tu parlavi con i ragazzi che non facevano religione e in classe ci stavo io, perché per 18 anni ho insegnato religione, quindi evidentemente fuggivano dal mio linguaggio un po' vecchio e trovavano il vero professore di religione che insomma li accoglieva, insomma li accompagnava.
bellissima questa tua riflessione, e nella duplice veste di educatore e di scrittore. Allora Nadia Terranova, scrittrice, dopo queste riflessioni su questo libro film, film d'amore, su questa sfida di cercare il nuovo linguaggio che deve essere certificato dall'esperienza. La scrittura non è un gioco di polso, non è un vezzo, diciamo, non è virtuosismo, ma è viscere, sangue. Io su questo vorrei chiederti cosa ne pensi dopo aver letto, tu che hai in comune con l'autore anche le radici, perché Nadia Terranova è di Messina come padre Spadaro, quindi forse c'è un anticipo di simpatia, immagino. Cosa hai sentito, cosa la tua risonanza alla lettura di questa trama divina? In effetti, con una piccola ma necessaria forzatura, si potrebbe ambientare sullo stretto tutto questo. È uno scenario abbastanza apocalittico. Diciamo che essere nati sullo stretto può dare una sensazione di contiguità con il divino molto forte. Ma allora, diciamo che ho ascoltato con moltissimo interesse questi bellissimi interventi che partono da punti di vista molto precisi, e anche condividendo con Eraldo Affinati la scrittura, divergo però in quella che appunto non è invece la mia missione, che non è quella di educare, il che non significa che la letteratura non lo faccia, come appunto anche lui da scrittore sa bene, ma con un ricasco che è sempre involontario rispetto all'intento. Almeno la grande letteratura in realtà non parte da un messaggio da esplicare, per quello c'è la saggistica o ci sono altri ambiti, altre zone. Il grande dovere è quello di intrattenere, per cui leggendo una trama divina, iniziando a leggere una trama divina che non è un romanzo, non è propriamente neanche una sceneggiatura, forse è qualcosa che sta a metà tra una scaletta e una sceneggiatura, un trattamento oggi diremmo, perché ci sono delle indicazioni molto precise, ci sono delle battute, delle frasi che vengono proprio riprese dai Vangeli, e ci sono delle annotazioni, e poi ci sono delle scelte, il che ne fa naturalmente un libro con un punto di vista. Ci sono scelte e selezioni, come in tutti i romanzi, i film che si rispettino, che riguardano sia diciamo gli episodi, la scelta degli episodi, la selezione degli episodi, sia il montaggio, perché c'è un montaggio frammentato, c'è un montaggio che non è lineare, non si va dall'inizio, dall'infanzia, dalla nascita di Gesù fino alla fine. In realtà la fine, sì, la fine è il compimento, questo bellissimo, questa bellissima contemplazione dell'assenza che chiude il libro, che è uno dei brani per me più commoventi, ma c'è un andare a zig zag, no? nel tempo, un po' come succede anche leggendo i quattro Vangeli di fila, per cui ci si ritrova da un punto di vista temporale continuamente spiazzati, perché si ritorna a punti, a età che si erano viste e si vedono da un altro punto di vista. E la cosa che ho trovato innanzitutto interessante e che mi ha colpito prima ancora di prendere in mano il libro è stata che ho riflettuto sia da lettrice della Bibbia, da spettatrice, da lettrice anche di altri film, libri, opere che ruotavano intorno alla figura di Gesù, a come ci sia questa contraddizione fortissima che è possibile solamente in un film su Gesù. E poi dico qualcosa su come tu, secondo me, in maniera molto interessante ti sei approcciato, che è questa. Noi siamo abituati, almeno noi nella maggioranza della cultura occidentale, a vedere le opere d'arte con lo spirito di chi si approccia con empatia al protagonista, il protagonista principale o la protagonista, che sia un essere umano, un animale antropomorfizzato, di solito ci fa scattare un processo di identificazione, per cui noi viviamo con lui dal suo punto di vista, normalmente, insomma, con tutte le eccezioni del caso. Quando però il protagonista è Gesù, questo cambia per due motivi. Intanto perché il cristianesimo ha questa peculiarità, per cui parlando e raccontando un Dio che si incarna, comunque noi stiamo seguendo le vicende di Dio. E per un essere umano, credente, non credente, laico, che ha una coscienza o meno della propria spiritualità, c'è comunque una consapevolezza della propria finitezza, per cui
anche proprio da un punto di vista istintuale questo passo lo sente, se non mitomane, quantomeno come molto grande, per cui diciamo non è esattamente immediato che scatti l'empatia quando il protagonista di una storia è Dio. D'altra parte Gesù, come ci viene presentato dai Vangeli e come viene fuori molto chiaramente anche da questo libro, non è soltanto un irregolare, un marginale, un disobbediente, è anche francamente antipatico spesso, come sono antipatiche le persone che hanno portato forme di verità diverse da quelle che l'ordine prevedeva, per cui rimprovera i discepoli, dice no non semplicemente con una forma epicizzata, romantica di eroismo, ma a volte dice no sottraendosi a quello che noi, che invece, questo l'ho trovato molto interessante di questo libro, entriamo dentro la storia dal punto di vista sempre del senso più comune e quindi siamo continuamente maltrattati dalla storia perché veniamo anche noi per primi rimproverati, esortati per esempio a non essere parcheggiati. A me è piaciuto molto quel brano che poi curiosamente era intitolato appunto non restare nel parcheggio, uscire dal parcheggio, e lì per lì ho pensato appunto trattandosi soprattutto anche di commenti che spesso potevano fare riferimenti anche sotterranei al nostro mondo, alla nostra contemporaneità, pensavo proprio a un parcheggio fisico, quando poi ho letto e mi sono sentita scossa appunto da questa esortazione a fare, a muoversi e soprattutto a non compiacersi, no? Quindi la sensazione che noi abbiamo, che ricaviamo da questo protagonista, non è quella di solito di immedesimarsi, ma quella appunto di essere in qualche modo stimolati, a volte in maniera anche piuttosto aspra. Questo è il motivo per cui io poi ho trovato alla fine, passando attraverso vari stadi di commozione, di riflessione, di anche a volte appunto di riflessione sulla durezza di alcune parole, ho trovato l'esperimento veramente riuscito, perché alla fine di questa esperienza filmica, un po' a metà tra il film e il romanzo, che come dicevo per me ha soprattutto il dovere di essere interessante e di fare crescere in maniera però inconsapevole, non devo accorgermi che qualcuno mi sta insegnando qualcosa e farlo attraverso un attraversamento di un libro in cui molte frasi sono icastiche, nei Vangeli molte frasi sono icastiche, molte frasi, molti brani, le parabole, ma non soltanto, sono dirette a insegnamenti, a precetti che sono precisi, che vengono fuori con un nitore che insomma nella storia della letteratura hanno forse le favole di Esopo e di Fedro, non è facilissimo poi invece dimenticarsi del precetto e cercare di invece seguire una storia, tanto più se non lineare. Questo è riuscito, secondo me, è riuscito molto, ed è riuscito con questa interessante sovversione del punto di vista, che era quella appunto di sentirsi sempre messi in discussione, di sentirsi sempre messi in crisi da questo personaggio centrale. E l'altra cosa che mi ha colpito del modo che hai avuto di attraversare appunto questi brani è stata non vederli mai risolti fino in fondo, non vedere mai il brano completamente chiuso. A volte una lettura superficiale della Bibbia, le prime letture, ma anche quelle insomma che io ho fatto da ragazzina, mi respingevano molto, perché mi davano sempre un'impressione di totale recinzione. Non c'è niente da aggiungere, cosa vuoi aggiungere di più alla parola di Dio? Anche lì, no? Da qualsiasi punto la si affronti, è difficile per una persona trovare uno spazio laddove tutto sembra scritto, anzi prescritto. E invece quello in cui riesce questo libro è nell'aprire questa sensazione che a volte si può ancora avere. Io oggi dico spesso che appunto quando sono in un momento di particolare crisi, tra i grandi libri che vado a leggere, a rileggere, a saccheggiare, ci sono sicuramente i Vangeli, però diciamo che anche da sola è molto difficile a volte uscire da questa sensazione per cui entri in un libro in cui tutto è già scritto, ne esci magari con dei dubbi, con la bellezza di alcune frasi, di alcune parole, ma non con la sensazione di avere davvero uno spazio per te. Tu in questo libro ampli questo spazio, cioè attraverso quelle che sono appunto poi che
sembrano note di regia, quindi quando parli di rallentamenti, di ampliamenti, quando fai vedere mostri chiaramente dove c'è il ribaltamento del punto di vista, permetti anche a una persona che ha magari meno consuetudine con quel tipo di scrittura di avere un ruolo attivo attraverso lo sguardo. E la cosa molto bella che succede è che appunto sembra che camminino gli occhi leggendo questo libro, proprio perché questo punto di vista è estremamente mobile. Ecco, questa diciamo che è tutto quello che io ho ricavato dalla lettura di questo libro, e anche il pensiero oggi, il dubbio oggi con cui forse vorrei concludere e lasciarti la parola anche allora innanzitutto sull'irregolarità e la marginalità. È molto bello che ci sia Eraldo Affinati a parlare, perché è uno scrittore dei marginali, non soltanto appunto come educatore ma anche proprio come autore, no? Ha sempre dato voce a questa marginalità. Oggi io non so se sarebbe possibile un racconto di una persona, di un personaggio che non sceglie mai fra due possibilità. Cioè, la nostra mente oggi è molto abituata a pensare in termini, appunto anche i social network hanno fatto la loro parte, in termini di polarizzazioni, per cui Gesù, in questo un po' come anche la psicoanalisi insegna, fa spesso vedere attraverso i tuoi racconti, appare in maniera molto chiara, che in realtà le due strade sono un'illusione, che non sempre ce n'è soltanto una terza, ma c'è proprio un reticolo di strade intorno. Questa oggi per tutti noi, per i ragazzi come diceva anche Eraldo Affinati, ma io credo per tutti noi adulti, è veramente una sfida. Cioè davvero a volte, soprattutto quando si commenta la cronaca, si commentano le notizie, e questo libro nasce comunque da quello che è un giornale, quindi un posto dove le notizie vengono date con un punto di vista che prevede una reazione, sembra a volte non esserci spazio altro dentro tutti i giornali, anzi forse dentro i giornali c'è ancora un po' di spazio per le sfumature, ma fuori nei commenti ai giornali ce n'è pochissimo. Ecco, oggi invece come possiamo in questo essere un po' come il protagonista di questo libro? Grazie. Grazie a Nadia Terranova. Adesso io devo passare, e lo faccio volentieri, se Antonio mi permette, due minuti, voglio dire, anche se Nadia diceva cosa vuoi aggiungere, si riferiva alla parola, alla trama divina, alla parola divina, alla parola di Dio, cosa vuoi aggiungere? Grande sfida questa, no? Cosa vuoi? Cosa, in quale spazio? Dove metto? Però Antonio ci riesce. E mi è venuta in mente una cosa, non so se sbaglio, lui magari mi correggerà, più di 30 anni fa, 91-92, io incominciai a frequentare questo luogo, la Civiltà Cattolica, perché avevo stretto in qualche modo un'amicizia con una persona che penso Liliana Cavani e Marco Bellocchi hanno in qualche modo conosciuto, che era padre Virgilio Fantuzzi. Padre Virgilio Fantuzzi era il critico cinematografico per tantissimi anni, è morto un anno e mezzo fa, circa due anni fa, e io frequentavo, occupandomi un po' di cinema, Virgilio Fantuzzi. Virgilio Fantuzzi scriveva delle recensioni ai film molto particolari, perché lui riraccontava il film. E adesso, appunto, lo dico in punta di piedi, però ho la sensazione che magari si litigavano da buoni gesuiti cordialmente, abitualmente, quotidianamente, ma questo libro un po' è così. Cioè, cosa fa Antonio? Ce lo riracconta, ce lo ripresenta, soprattutto descrive la scena. Questa forse è la spiritualità ignaziana, ma quegli episodi che tutti, cristiani o non cristiani, credenti o non credenti, se siamo italiani li conosciamo, quegli episodi del Vangelo, o peggio, presumiamo di conoscerli ma li abbiamo dimenticati, Antonio va lì e ce li spolvera. Perché ci descrive la scena soffermandosi sui dettagli, e basta questo perché la scena si anima e ci anima. E questa cosa qui funziona, secondo me. Un'altra intuizione che ho avuto oggi è che un'immagine, Antonio in qualche modo è una sorta di salmone, non ridere, cioè viene da ridere, in che senso? Non solo perché il salmone, come dice Eraldo, si mette controcorrente, è quel pesce, no? Che si mette controcorrente, sì, senza dubbio, ma non tanto per questo, perché il salmone fa una cosa, va verso la sorgente. Ecco, secondo me Antonio, lo conosco appunto
da 23 anni a questo dono. Compie uno sforzo, il salmone fa uno sforzo terribile, per tornare e farci tornare alla sorgente. Cioè lui riesce a fare quello che gli altri hanno detto meglio di me, cioè a farci stare nella scena del Vangelo cancellando 20 anni di commenti, riflessioni, esegesi. Cioè stai lì esattamente nell'Israele, nella Palestina, nei luoghi del Vangelo come se fosse la prima volta. È quello che lui cerca di fare da sempre, di portare i suoi amici, i suoi lettori, le persone che incrocia all'essenza, alla sorgente, alla fonte. Allora se vado un po' alla fonte della nostra amicizia, era il 1° febbraio del 2000 e c'era anche Eraldo, perché eravamo al convegno da me organizzato sulla letteratura del Novecento a Piazza San Callisto per il Pontificio Consiglio della Cultura. Eraldo era uno dei relatori, io ero il moderatore, non è cambiato nulla come organizzatore, e Antonio Spadaro era l'inviato della Civiltà Cattolica come giovane critico letterario, perché il critico letterario era il grande padre Castelli, anche lo spirito del grande padre Castelli aleggia in questo libro, quindi Fantuzzi, Castelli. E come, no, 23 anni, sono cambiate un po' le cose. Io all'epoca lavoravo in banca e però organizzavo convegni di teologia e letteratura, un tipo strano. Eraldo già insegnava, ma soprattutto era già uno scrittore di grande forza, Campo del sangue era uscito, insomma, e io l'avevo invitato come scrittore. Però capimmo subito che la nostra passione era un'altra. Qualche mese dopo io diventavo insegnante di religione, quindi suo competitore, per cercare di dare qualcosa ai ragazzi, ed è quello che poi in questi 23 anni c'ha. E nacque questa amicizia con Antonio. E allora io vedo che l'altro giorno lui mette su Facebook, perché Antonio c'ha questa cosa di essere prete social, e scrive: non mi sarei mai immaginato di scrivere un libro su Gesù, che fa un po' ridere, no? Visto che è un sacerdote. E io non gliel'ho detto, ma glielo dico adesso: sono 23 anni che scrivi libri su Gesù. Cioè, quando parla di web, di connessioni, di letteratura, di poesia americana, di Carver o di Whitman o del web 2.0, 3.0, lui ci sta portando alla sorgente, che per lui e per me, e penso alla fine per qualsiasi persona che ha una coscienza, in Cristo trova proprio la sua massima espressione. Non so se ho sbagliato, era un assist per darti la parola e ringraziare. Ciao Antonio. Grazie per avermi dato del salmone, ma in quel senso che hai spiegato, insomma, assolutamente direi che è un grande complimento. No, intanto sento di dire grazie a tutti coloro che sono qui, eminenze, eccellenze, rappresentanti delle istituzioni, ambasciatori, ma tutti amici. Sento che ciascuno di voi, amici, colleghi giornalisti, anche amici, accompagnate e state accompagnando l'uscita di questo libro con la vostra amicizia, e questo mi onora immensamente. Quindi sento di dirvi veramente grazie a tutti coloro che sono qui, un grazie speciale a coloro che hanno parlato di questo libro, quindi Liliana, Eraldo, Nadia, Andrea, perché lo avete accompagnato in una maniera speciale, cioè avete dedicato tempo a leggerlo e a riflettere su questo libro. In realtà questo incontro mi sta aiutando a capire meglio l'esperienza che ho fatto scrivendolo, e quindi grazie di cuore. Io non vorrei dire molto, ma almeno è dovuto spiegare perché questo libro, perché in effetti ha ragione Andrea, non mi sarei mai immaginato di scrivere un libro su Gesù. Sembrerà strano, però è così, cioè tutto quello che faccio in qualche modo è ispirato, ma proprio perché tutto quello che faccio è ispirato, non mi è mai venuto in mente l'idea di scrivere un libro su Gesù. Però è successo. Perché è successo? Semplice, perché un giorno Marco Travaglio, che tutti più o meno conoscete, mi telefona: senti, ho pensato di chiederti di scrivere per il mio giornale il commento alle letture della domenica. Allora, dice, cosa ne pensi? Io sono rimasto quasi senza parole che Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano, mi chiedesse un commento alla lettura della domenica, cioè non un giornale cattolico per intenderci, no? Ecco, non l'Osservatore Romano di Andrea, ma il Fatto Quotidiano, mi ha lasciato un po' senza parole, e quindi ho detto di no, semplicemente.
non capivo bene la richiesta, non capivo bene il senso, non lo so, c'era qualcosa che mi diceva di no. Va bene. Il giorno dopo mi ritelefona Marco Travaglio dicendo: ma senti, io sento che tu devi fare questa cosa qua. Dice: ma tu sei un prete, non predichi la domenica a messa pubblica l'omelia? Io ho detto: veramente no, cioè sì, sono un prete, ma non ho una parrocchia, quindi non ho l'abitudine alla predicazione domenicale ordinaria. E quindi no. Marco Travaglio la terza volta mi telefona, però quel no, quel detto no, quella che avevo detto no la seconda volta mi ha fatto riflettere, perché in effetti è vero che non ho una parrocchia, però d'altra parte un po' sì, cioè i miei parrocchiani sono miscredenti, lontani, scrittori o anche vicini ma abituati a un linguaggio diverso. Allora ho sentito quelle parole, quella richiesta come una sfida a rileggere i Vangeli e soprattutto una sfida a ridirli questi Vangeli con un linguaggio particolare. E quindi ho detto: ma accettiamo questa sfida, e ho detto di sì. Lui molto contento, molto grato, comincio a scrivere il primo pezzo. Lo scrivo e lo rileggo e mi chiedo: ma se una persona che non è dentro i circoli ecclesiastici, diciamo, o comunque di chiesa, leggesse questo che ho scritto, cosa capirebbe? La risposta è stata: niente. Ho preso quel pezzo di carta e l'ho strappato, perché mi sono reso conto che io usavo delle frasi fatte, dei concetti usati, diciamo, no? Molto comprensibili all'interno delle parrocchie, all'interno dei gruppi ecclesiali, però assolutamente privi di senso per le altre persone. E allora qui mi sono detto: qui dobbiamo completamente cambiare prospettiva. E alla fine questa sfida personale è andata ad attingere l'esperienza degli esercizi spirituali, e quindi quell'esperienza che ti permette di entrare dentro una scena evangelica con i tuoi occhi, con gli occhi dell'immaginazione, per ricostruire la vicenda e addirittura interagire con i personaggi, quindi parlare con i personaggi, vedere la scena. Quindi in modo tale che la mia storia e la storia del Vangelo fossero un'unica storia. E così è iniziata questa avventura. Ho sentito che dovevo restituire un Gesù storico, fisico, che tocca ed è toccato, in modo da coinvolgere tutti i sensi, perché nella vita di Gesù e nelle pagine dei Vangeli tutti i sensi sono dispiegati. È dispiegata la vista, è dispiegato il tatto, l'olfatto, il profumo, quanto è importante, no? E così via. Quindi una lettura tu per tu, corpo a corpo, senza troppi apparati esegetici, cioè ho fatto finta di non aver studiato in qualche modo, no? Cioè mi sono messo davanti a quella pagina evangelica così come è scritta. Facendo non attenzione alla teologia, ma certamente alla storia e alla geografia. Non una biografia di Gesù, perché? Perché appunto questo libro nasce dal commento alle letture domenicali, che nel mio caso è cominciato ad aprile, e quindi io comincio ad aprile, che in questo caso particolare era appunto la situazione del risorto che entra a porte chiuse, dove i discepoli erano in un luogo dove i discepoli erano chiusi per paura. Quindi diciamo questo libro comincia con la paura dei discepoli. E alla fine poi, guardando, se tu entri nella scena dei Vangeli, lasciando stare le riflessioni, ti rendi conto che questi discepoli non hanno capito niente di Gesù alla fine, cioè o comunque erano veramente tardi e duri di cuore a comprendere. Ed è interessante la reazione, a volte stizzita, a volte arrabbiata, di Gesù, no? E glielo dice chiaramente: non avete capito niente. E quindi un rapporto tra Gesù e i discepoli non così idilliaco, non così sereno. Allora l'incomprensione anche che Gesù riceve, che è nei calcoli, lo sa, entra nella narrazione, e alla fine mi coinvolge, perché alla fine mi sento a mio agio, perché anch'io non capisco, e quindi sono uno dei discepoli, e quindi ci sto bene. Ed è una storia per quadri, per sequenze.
ho visto un Gesù in chiaroscuro, ho visto molti chiari e molti scuri, cioè ho visto che la figura di Gesù non è nei Vangeli, specialmente appunto Marco, ma non solo, non è sfumata. Non ci sono delle belle sfumature, queste nuances in qualche modo che ti consolano, ma ci sono dei colpi bruschi, ci sono dei giochi di luce e di ombre molto forti. A volte tu avverti la presenza di Gesù proprio perché vedi l'ombra, non la luce. La luce ti accecherebbe. La sua presenza crea l'ombra. Allora guardi l'ombra e capisci che c'è. Un'immagine non anestetizzata, non addomesticata. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, no? Dice Gesù. Ecco, io ho cercato di far emergere questo fuoco così come io l'ho visto. Ed era necessario vedere Gesù con un'ottica differente, un Gesù che, come dice il Papa nella sua introduzione, non si adatta. Lui dice proprio, inizia così, un incipit, devo dire, folgorante. Per i suoi contemporanei Gesù sarebbe potuto rientrare nel paradigma dell'inadaptado, della persona che non si adatta, disadattata, che non si conforma a ciò che è ovvio. Certo, la figura di Gesù disadattato forse ancora non l'avevamo ben compresa, no? Ecco, il Papa ce lo dice, Gesù come disadattato. Dice, basterebbe leggere nei Vangeli le reazioni provocate dai suoi gesti, e tanto che qualcuno dice è fuori di sé, appunto. Allora, ecco, questo mi ha attratto, questo Gesù fuori di sé, questo Gesù disadattato, che emerge con semplicità nelle storie, se non vengono lette con un occhio edulcorato. Un Gesù che sfugge tutte le volte che ho cercato di catturarlo, per questo diceva bene Nadia, cioè alla fine questi quadri quasi non si concludono. Cioè, non è che io abbia la conclusione della scena evangelica, perché alla fine ti confronti e a volte io rimanevo a bocca aperta e lì mettevo punto. Dice, ma allora cosa vuoi dire esattamente? E non lo so, cioè, faccio la fotografia di quella scena, poi sei tu lettore che magari capirai, vorrai capire, cercherai di metterti nella storia. E quindi in qualche modo spero che questo Gesù, come è sfuggito a me, sfugga anche a voi. E che lasci, come dire, si lasci inseguire, ma spero che voi non riusciate alla fine ad acchiapparlo, che vi sorprenda. Sono molto molto grato, vado verso la conclusione di questo intervento, perché non vorrei dire troppo, vorrei lasciare un po' di suspense se vogliamo, quindi leggetelo se avete voglia, con da buon regista, dice Andrea, ma non, io sono veramente, le parole di Liliana hanno confuso. Dicevo, sono molto molto grato anche perché alla fine fa un appello che è già stato letto, un appello perché in questa situazione di crisi che viviamo gli artisti, poeti, registi ci facciano vedere Gesù, no? Ce lo facciano vedere però in modo nuovo, perché solo gli artisti hanno il linguaggio per far vedere nuove le cose. E sono molto contento perché l'uscita di questo libro è stata accompagnata già da una prima risposta a questo grande appello, e come diceva Andrea, questa prima risposta è venuta da Martin Scorsese. Richiede forse una piccola parola di giustificazione. Conosco da alcuni anni Martin Scorsese, che normalmente vedo quando vado a New York per una cena o un pranzo, e lì si parla, cioè sono pranzi e cene in cui riesco a fare dei discorsi di profondità, anche di tipo teologico, che difficilmente riesco a fare in altri contesti. E l'ultima volta che sono stato a trovarlo avevamo parlato della grazia, dell'azione della grazia come attore di cambiamento, cioè capace di generare cambiamento. La domanda alla fine sulla grazia per lui si traduce in: è possibile cambiare? Allora, alla luce di questa riflessione, quando ho ricevuto la prefazione papale, io l'ho tradotta in inglese e gliel'ho inviata. Silenzio. Dopo un po' di tempo, dopo una settimana, 10 giorni, ricevo una mail dicendo che io ho sentito, no? Ho letto questo appello e ho sentito che dovevo rispondere a questo appello. Però
non potevo farlo, ho sentito che non potevo farlo scrivendo un bel pezzo di commento al discorso, perché io sono un regista. E allora l'unica risposta che io posso dare è scrivere una sceneggiatura. Te la mando, fai quello che vuoi. Quindi lui mi ha detto, è stato 2-3 giorni concentrato a scrivere su questa cosa in cui tutto è entrato, il suo film, il suo cinema. Paradossalmente L'ultima tentazione di Cristo non è citato, ma solo quello, il resto c'è tutto. C'è anche sua moglie dentro, bellissima questa esperienza. Quindi questo testo poi appunto è stato pubblicato da Robinson di Repubblica il sabato scorso, e poi la ritrovate su Civiltà Cattolica, e questo è in fondo una prima risposta che mi ha molto colpito, perché è una risonanza molto profonda a questo appello. Ne ho ricevuto un altro, e qui appunto vorrei leggerlo, è molto breve ma profondo, da un altro grande autore che è il maestro Mogol, che penso tutti voi conosciate, ovviamente. Siamo cresciuti a Pane e Mogol, diciamo, le canzoni. Allora, anche lui ha voluto essere presente, ha sentito di rispondere con una piccola esperienza, e ve la leggo. Qualche anno fa ho scritto una canzone dal titolo Gesù Cristo, nella quale pregavo Gesù di ritornare tra di noi, che stavamo subendo la terribile diffusione del Covid. Come un bambino spaventato che in un momento di paura chiama il suo papà, invocavo il ritorno di Gesù. Poi ho capito che non c'era bisogno di sollecitare il ritorno di Gesù, in quanto il Figlio di Dio è già qui con noi, non ci ha mai lasciato. E anche se ritornasse uomo, sono certo che si recherebbe subito in Ucraina correndo incontro alle forze di invasione, gridando fermatevi, e probabilmente sarebbe ucciso un'altra volta. Il problema siamo noi, che dopo più di 2000 anni non abbiamo ancora capito, nonostante gli insegnamenti di Gesù, che dobbiamo non perseguire il potere e il denaro, ma la misericordia. Ho capito solo a 80 anni quanto sia importante conquistare l'autostima, presentandoci al Signore convinti di aver fatto il possibile per esserne degno. Migliorare la nostra autocritica. Siamo noi che possiamo decidere se diventare nobili o miserabili. Aiutare gli altri, questa è la meta importante. Lo sanno i frati, i sacerdoti, i vescovi, le suore, i papi come Francesco e Benedetto XVI, che hanno dedicato tutta la loro vita a questa finalità. La vita dura una manciata di anni e il regno di Gesù è eterno. Non dimentichiamolo mai. La felicità vera è rendere felici i nostri fratelli. Ecco, è un pensiero, ma altri artisti in realtà, vi posso dire, si sono sentiti mossi da questo appello, quindi qualche sorpresa adesso arriverà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ma vorrei lasciarvi appunto chiudere questo incontro dicendo che forse a ciascuno di noi è richiesta una risposta, e quindi quando Scorsese chiudendo la sua email, diceva: spero che questa mia sia solo la prima di altre risposte. E allora dico anche a voi oggi, io spero che questa mia lettura di Gesù sia solo la prima di una lettura che ciascuno di voi, credente o non credente, potrà dare per vivere meglio e fare di questa vita, di questo mondo, un posto migliore. Grazie.